Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Castel Gandolfo in provincia di Roma, 426 metri sul livello del mare, più di 9.000 abitanti, famoso nel mondo per essere la residenza estiva del Pontefice, e così si è espresso quest'estate Benedetto XVI. Qui trovo tutto, la montagna, il lago e vedo persino il mare e gente buona. Ma iniziamo il nostro itinerario con il primo cittadino. Castel Gandolfo, dobbiamo dire innanzitutto che è un'area paesaggistico-panoramica straordinaria, molto antica. Le sue origini risalgono dalla mitica Alba Longa. Dove ci troviamo noi adesso sorgeva il villaggio principale più grande della mitica Alba Longa, la madre di Roma. Quindi Castel Gandolfo ha una storia enorme e siamo famosi in tutto il mondo, soprattutto perché da 400 anni a questa parte abbiamo il privilegio e il piacere di ospitare i pontefici. La nostra piazza, che naturalmente è la corte del palazzo, quando è stata ideata nel 1600, dove ci sono opere importanti del Bernini e del Maderno. La fontana del Bernini, il palazzo del Maderno. La chiesa del Bernini, quindi veramente un'opera interessante. Castel Gandolfo è anche città della pace e dell'accoglienza. Castel Gandolfo è città olimpica. Nel nostro bellissimo lago si sono svolte le Olimpiadi del 1960, le Olimpiadi della canoa e del canottaggio. Siamo la città che ha inventato la prima cassetta postale al mondo. Come dire, un popolo anche di artisti, di scultori, ma anche di inventori. Castel Gandolfo è una città che fa parte del club esclusivo dei borghi più belli d'Italia. Oltre queste, le bellezze paesaggistiche, naturaliste, storiche, architettoniche, siamo anche una città ospitale. Siamo una città dove c'è un'ottima cucina. Inserita poi in un ambito importante come quello del parco suburbano dei Castelli Romani. Il nostro gonfalone riprende un po' quella che è la nostra storia, si vede un castello, come vedete il castello ha un angelo e il lago sotto. E abbiamo ottenuto anche una cosa importante, cui siamo molto orgogliosi, i cerchi olimpici.
gioielli di Castel Gandolfo è senz'altro la collegiata intitolata a San Tommaso da Villanova, ma andiamo ad incontrare il parroco. Ci troviamo nella chiesa pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, questa cittadina così ridente, così bella e che è la sede del Santo Padre, almeno per l'estate. La parrocchia è sorta nel 1658, chiamò il Bernini proprio Alessandro VII e volle che facesse una cappella palatina, naturalmente per l'appoggio al palazzo pontificio. Prima era intitolata San Nicola. Il Papa Alessandro VII canonizzò Tommaso da Villanova, che tra l'altro è un agostiniano, allora volle dedicare la chiesa appunto a questo santo. La chiesa è molto importante perché è del Bernini, come abbiamo detto. Ha preso come modello comunque una chiesa cinquecentesca, però l'ha modellata secondo il barocco. Ma ha superato sia la chiesa cinquecentesca sia il barocco con una spinta verticale fortissima e dinamica della cupola e di tutto quanto il resto, perché veramente ha usato la sua fantasia creatrice di un grande artista come era appunto il Bernini. All'interno ha lavorato anche, soprattutto nella tela che vediamo sopra l'altare, Pietro da Cortona, che è veramente un grande. Mentre al lato abbiamo il Cortese e un altro autore meno importante che ci rappresenta appunto la gloria, diciamo, del santo protettore della nostra chiesa, che è San Tommaso da Villanova. La cappella di sinistra è l'Assunzione di Maria Santissima. Il Papa infatti viene a celebrare la messa qui proprio il giorno dell'Assunzione, il 15 agosto. La parrocchia di San Tommaso da Villanova non comprende solo questa chiesa. I Salesiani hanno voluto rilanciare questa parrocchia perché è stata affidata ai Salesiani nel 1929, dopo i patti lateranensi. Rilanciare vuol dire soprattutto portare il carisma di Don Bosco e soprattutto dedicarsi ai giovani. E faremo anche la grande assemblea parrocchiale per trovare il modo appunto sia per trovare strategie nuove, diciamo, per avvicinare i ragazzi, ma anche le altre persone, chiaramente gli adulti, ma anche perché vogliamo veramente incidere profondamente e rifare non tanto una nuova evangelizzazione quanto il secondo annuncio, quindi arrivare veramente a tutti e creare una situazione, insomma, di risposta al Signore molto forte, non più vivere all'acqua di rosa ma approfondita. Allora per questo ho organizzato un mucchio di incontri. Io credo che la parrocchia veramente, con il concorso di tutti, dei catechisti, degli animatori, si sta rinnovando. Il patrono è San Sebastiano, noi celebriamo la festa all'inizio di settembre, anche se la festa ufficiale della Chiesa è il 20 gennaio. E sono vari gli artigiani presenti nel borgo di Castel Gandolfo in provincia di Roma.
questo è un laboratorio di mosaico, mosaico artistico, e siamo due donne artigiane che facciamo questo lavoro, strano anche come lavoro proprio associato alle donne, anche perché storicamente è proprio un lavoro maschile, però in realtà questa società, perché poi in realtà è una società, è nata per caso dalla mia socia che ha fatto un corso, iscritta per sbaglio, e poi ha iniziato questa attività. Questa attività è andata avanti e dopo un bel po' di anni sono subentrata io, e diciamo che è lei la mia maestra e da lei ho imparato questa tecnica. Utilizziamo varie tecniche in questo tipo di lavoro. Le tecniche, la differenza tra le tecniche serve proprio per dare un risultato diverso al mosaico, perciò potremo avere un mosaico che tecnicamente va fatto a rovescio, si chiama così questa tecnica, proprio perché deve avere un risultato liscio, perciò se dobbiamo fare un pavimento o se dobbiamo fare comunque un tavolino, dobbiamo utilizzare quella tecnica. Mentre se vogliamo un risultato più vibrato, chiamiamolo così, utilizzeremo altre tecniche. Le tessere sono o di marmo o di smalti veneziani. Attualmente stiamo lavorando per l'arte sacra, per esempio con uno Spirito Santo che andrà in una cappella privata di suore ad Ariccia. Un altro tipo di lavoro che stiamo facendo con un'altra tecnica, per esempio un pavimento. E un altro lavoro grande, dovremo rivestire una piscina fatta praticamente, sono 150 metri di mosaico, che andrà a Londra per un privato, e rivestiremo tutta questa piscina in mosaico. In questo laboratorio, perciò proprio, facciamo anche dei corsi, corsi aperti a tutti, dai bambini a ovviamente le persone adulte. La cosa fatta bene secondo me nel nostro corso è che comunque è un corso individuale, perciò le persone che comunque vogliono avvicinarsi a questa tecnica possono farlo come pensano, cioè volta per volta prendono l'appuntamento e creano il pezzo, perciò vogliono fare un tavolino in mosaico, vogliono fare uno specchio in mosaico, gli viene data questa possibilità. E restiamo nel campo dell'artigianato, questa volta delle vetrate artistiche. Fin dai primi anni 90 ho cominciato questo percorso. Effettivamente dopo la scuola, dopo il liceo, ho iniziato a fare un periodo nel campo del restauro artistico di opere d'arte. Affascinante sicuramente, però per me poco creativo.
E così, un po' per gioco, ho cominciato a dipingere su dei vetri, su degli specchi, e effettivamente mi piaceva molto l'effetto che creava in un ambiente, anche una semplice vetrata colorata con degli smalti. Ho voluto approfondire il discorso e andai a Siena a fare un corso per le vetrate artistiche, dove ho appreso effettivamente le tecniche basi, quindi il taglio del vetro, la legatura a piombo, la legatura a rame stagno, quindi Tiffany, un po' di grisaglie, un po' di incisione. Tornata a Roma, in un piccolo laboratorio di mia proprietà, ho cominciato a fare dei campioni, delle cose che ho cominciato a mettere un po' qua, un po' là, e il lavoro è cominciato ad avvenire. La mia attività è principalmente di vetrate artistiche, tutte personalizzate. Oltre 20 anni di lavoro che ho alle spalle, non c'è effettivamente un lavoro uguale all'altro. L'assemblatura può essere varia, come ho detto, o può essere con il piombo. Magari io con il piombo la uso per fare delle vetrate abbastanza grandi, dove non ci sono piccoli particolari, perché il piombo, a parer mio, a volte appesantisce la vetrata. Se no, si lavora con la tecnica Tiffany, ovvero con la legatura rame stagno. Ecco, così esce fuori la vetrata. Nella mia attività cerco di ampliare sia la produzione della vetrata, quindi dalla vetrata artistica classica alla legatura Tiffany, alla pittura a freddo con smalti, anche molto semplice ma molto d'effetto, alla vetrata pitturata con le grisaglie cotte a fuoco, quindi che è una tecnica molto fine e molto pregiata, oppure gioco con la vetrofusione, ma soprattutto con le mie sculture luminose. Qui in questo ambiente c'è la mia piccola esposizione, dove ovviamente ho diciamo alcuni esempi di lavorazione. Dietro nel laboratorio effettivamente io creo dal bozzetto e taglio i vetri, li assemblo. Ho il forno, ho il tavolo luminoso dove comunque creo le sfumature delle colorazioni. Nel forno ci sono le fusioni e la pittura con le grisaglie, che serve appunto a creare degli effetti particolari, soprattutto quando andiamo a creare una vetrata sacra. Siamo nei Castelli Romani e a Castel Gandolfo non poteva mancare la buona cucina. Ci troviamo al ristorante Bucci, sito in Castel Gandolfo. Io sono David, faccio parte della quarta generazione che gestisce questo ristorante e sono qui a mostrarvi quello che abbiamo preparato per questo pranzo.
Abbiamo cercato, visto anche la tradizione, di usare dei piatti stagionali, cosa che facciamo spesso, e vi racconto quello che abbiamo preparato oggi. Abbiamo un antipasto che noi descriviamo come antipasto della casa, composto da diverse tortine salate calde. Per quanto riguarda i primi piatti, visto che è il periodo dei carciofi, abbiamo pensato ad un tagliorino alla carbonara con i carciofi. Per quanto riguarda il secondo piatto, penso il non prosciutto della tradizione romana, l'abbacchio alla cacciatora, spezzato in padella con aceto, vino, aglio e rosmarino. E sempre per tradizione, per quanto riguarda il contorno, le puntarelle condite con una battuta di aglio, olio, alici e un po' di aceto. Per finire con il dolce, un tiramisù classico con un'aggiunta di Nutella calda. Io inizierei con accompagnare antipasto e primo piatto con un buon bicchiere di bianco di Frascati, un Casale Marchese, per poi passare ad un rosso, sempre di Frascati, un Bacca Rossa, un nero buono di Cori in Purezza, un vino molto strutturato, molto buono, che può accompagnare molto bene l'abbacchio alla cacciatora, per poi passare ad un muffato che può benissimo accompagnare il nostro tiramisù. Per decantare questo bellissimo paese, Castel Gandolfo, che da tantissimi anni è la residenza estiva dei papi, io come cittadino castellano ho sentito l'onore e il dovere di scrivere una bella poesia, un sonetto intitolato Subito Santo. Che dite più di quello che si è detto? Le sto sant'omo che ci manca tanto, e il mondo chiese a Papa Benedetto che lo doveva fare subito santo. Nel mentre che suonava col fratello, gli apparve tra le note sto messaggio: il Papa innamorato de Castello lo voglio santo dal primo de maggio. Il mese che la madre tra le rose se lo teneva come il figlio sua, così scrisse la mano che compose. Guardò il fratello quasi con rimpianto, chiuse il coperchio di quel pianoforte e curendo niente giù per farlo santo. Vi aspettiamo tutti quanti a Castel Gandolfo per la saga delle pesche e per stare insieme. Castel Gandolfo vi aspetta come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore.
per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito, ma adesso restate in compagnia degli altri programmi di TV 2000. Ciao!